Ci hanno sfidato, ci hanno detto di venire in Puglia e assaggiare il cibo locale. Siamo qua e questa è la prima specialità. C'è un casino della Madonna, ma va bene così. Allora, mio marito, interiora d'agnello in rete di maiale. Io diciamo che non amo l'interiora, ma lo faccio per voi ragazzi. È grossa, me ne sbatto, un boccone solo. Salispigola. Potente, eh? Grazie, come una pastiglia. Sembra di mangiare il fegato, molto più intenso, e però c'è la parte grassa della pancetta che la avvolge e la ingrassa ancora di più. Secondo me forse con un po' di limone che ti spezza un po' sarebbe più facile, però è solo il primo. Va bene così. Madonna. Allora ragazzi, siamo pronti per assaggiare il secondo cibo che in giro per la Puglia non può proprio mancare al nostro palato. Qui abbiamo la focaccia leccese, una focaccia ripiena di cipolla soffritta e olive. Mazzaro, oh, guarda che bella. L'assaggiamo ragazzi. Buonissima. Sembra difficile da masticare, la pasta sembra bella spessa. In realtà è molto umida, succosa. Veramente buona, ragazzi. Ma la mangi tutta? Che mi fa le domande lui? Non c'è niente. Un attimo, Chuck. 3, 2, 1, Chuck. Ragazzi, terzo ingrediente pugliese. Rustico leccese. Allora, pasta sfoglia, sentite bella croccante. Super caldo, c'è dentro mozzarella, besciamella, pomodoro. E pepe, mi dicono, legge giusto? Come al solito qua non ci vanno leggeri, allora io do un bel morso. È buono, pesantissimo, buonissimo, pesantissimo. Attento. Quarta specialità della Puglia, direttamente con zia Concettina, mi dicono cocule o polpettine. O polpette, polpette, noi le chiamiamo polpette. Di patate? Di patate. Prima me l'ha detto... Bisogna prima lessarle, poi passarle a pasta verdure. Sì. Poi impastarle. Ok. Mettiamo formaggio. Sì. Uova. Menta. Eccolo lì. Aglio. Peperoncino se si vuole. Ok, l'assaggio. Cerco di raccontarvela. Allora, un po' di menta, un pochino di pepe, si sente quindi un po' piccantino, e il sugo di pomodoro ci sta da dire. Sugo di pomodoro. Una bomba, lo fa lei il sugo di pomodoro? Sì, questo è pomodoro fresco. Ma è vero che sono famose in tutta la Puglia le sue? Di polpettine? Oh, non so. Si è mai lamentato qualcuno? No, sono sempre piaciute. Grazie mille, è stato un piacere. Io mangio le cocule o polpettine. Allora, questi sono cetrioli caroselli, o come vengono chiamati qua in Salento, cucumarazzo. Allora, quando li ho visti al mercato mi hanno incuriosito un sacco perché sembrano delle angurie. Infatti sono dei meloni acerbi in realtà, non propriamente dei cetrioli. Sono dolcissimi, per niente amari, sono molto più digeribili dei cetrioli comuni, quindi perfetti per l'estate e contro il caldo. Super buoni. Cucumarazzo! Sempre siciliano di più. Cucumarazzo. Facciamo tutti i dialetti. Cucumarazzo. Cucumarazzo. No, non lo so, salentino, raga. Sta buono. Sta buono. Ragazzi, stasera per i cibi da provare in Puglia siamo in una location a dir poco sincera. Tovaglie in carta, vedete, piatti molto rustici. Io assaggio il polpo fritto, che in realtà il polpo è comune, ma fritto non l'avevo mai assaggiato. Limone. Con le mani. Mica è buono! È buono perché è ancora un po' più, non so come dire, tipo gommoso, no? Il limone toglie la grassetta della frittura e il polpo è carnoso, è buono, si sente, è una bomba. Che buono è il polpo fritto, sei matto! Queste ragazzi cozze pelose sono freschissime, si pescano tutti i giorni. È solo una varietà particolare che si mangia cruda, quindi una spruzzata di limone, sono una vera bomba, mare puro, potentissimo.
una bella spruzzata di limone. Crude, una meraviglia. Vi prego, silenzio. Silenzio. Vai. Non so ancora quanti ingredienti siamo arrivati, ma per i 10 cibi da mangiare in Puglia oggi assaggiamo questo. Il pasticciotto, che è un dolce tradizionale che si trova quasi dappertutto qua in zona, è una sorta di pasta frolla molto più friabile, ripiena di crema pasticcera. Una bontà, ragazzi. Buona da... Buona. Sugli scogli dove l'acqua va e viene, dove gli scogli sono mezzi sommersi, è pieno di patelle o telline, queste conchigliette appunto attaccate allo scoglio. Con un bel coltellino si fa leva, eccola qua, voilà, mimetizzata, bella, è giusto, anche lei si deve difendere dai predatori come noi. E queste, ragazzi, si consumano direttamente sullo scoglio, succhiando bene la conchiglia. Si possono pulire anche con un'altra conchiglia, si fa così. Guarda che fortuna, da Giovanni che me le raccoglie e me le passa anche già aperte. Ragazzi, una delizia. Ragazzi, oltre 10 cibi che non possono mancare in Puglia, questo è un piatto che bisogna mangiare sempre in estate. Pizza margherita con totani fritti. Non fischiatemi, questo è un vero piatto libidinoso. Leggero, sei caldo, è un piatto perfetto, ti rinfresca. Godetemelo, ciao. Spettacolo, bello. Mai mangiato questo? Ostrica? Evviva, merda! Evviva! Guarda! Guarda! Si muove ancora, evviva, merda! Cosa faccio? La ciuccio ci sta? Tutto! No, non è vero! No, è buona, dai. È buona, però si sente come se fosse un... Strano. Wow. Non lo so. Non lo so. Raga, non lo so.